ciao, mi sono Serena Dest. Oggi sono in questo posto molto bello che è la mia città. Sono una collina che fa vedere tutto il paesaggio della mia città. Per raccontarvi una storia, la mia storia di YouTube. In realtà è un tag che si chiama YouTube Stories, che hanno fatto sia gli altri ragazzi della casta sia altri youtuber di YouTube Italia. Quindi sembra un'iniziativa carina, perché è stato tipo per i 10 anni di YouTube, credo siano 10 anni. Sì, auguri YouTube! E quindi adesso risponderò alle domande del tag qui per voi in questo posto bellissimo. Domanda numero 1: che cos'è per te YouTube? YouTube è un posto dove si può conoscere tante cose, tante persone, dove si può conoscere noi stessi. Io ho imparato tante cose di me stessa su YouTube, stando su YouTube, facendo video per YouTube. Sia una sfida per migliorarsi sempre di più, per andare avanti. Questo più o meno per me. Se sentite questo rumorino, è il drone di Nicolò che sta volando qua in basso. Cosa ti ha spinto ad aprire un canale YouTube? Lo dico spesso, in realtà l'ho aperto per caso come video diario per quando sono andata in Giappone. Cosa ti piace seguire su YouTube? Mi piacciono molto i tutorial di DIY e di cose così. Mi piacciono molto i video motivazionali, specialmente quelli che riguardano il fitness, la dieta, perché io non sono molto sportiva, quindi mi piace comunque motivarmi. Sia altri tipi di video motivazionali, sia la musica. Mi piace tantissimo la musica, soprattutto chi fa cover, eccetera eccetera. La cosa più bella di YouTube e la cosa più brutta di YouTube? Allora, la cosa più bella è sicuramente il mare di conoscenze che si possono fare e le grandi amicizie che nascono da esse, oltre alla soddisfazione a vedere persone che comunque apprezzano il tuo lavoro, quello che fai, e poi anche incontrare queste persone dal vivo. La cosa più brutta di YouTube purtroppo è che secondo me spesso i contenuti un po' più cicciosi, quelli più culturali, non sono i più apprezzati se messi a confronto con altri video un po' più stupidini. Quindi quando ti impegni tanto per un video un po' serio e vedi che non è tanto apprezzato come un'altra cosa che hai fatto in 10 minuti, ti sale un po' il crimine. Però vabbè, non si può avere tutto, no? Cosa vorresti vedere su YouTube? Beh, quello che vedo già, non ho per ora prospettive o altro, perché tempo fa avrei detto più collaborazioni, però in realtà le collaborazioni ci sono, quindi mi piace questa unità, vedo già quello che voglio su YouTube. Cosa consiglieresti a chi comincia? Di stringere i denti. Adesso YouTube è arrivato a un livello che il numero di YouTubers è cresciuto in maniera veramente esponenziale, quindi non è facile sgomitare, farsi spazio, farsi conoscere. Però stringendo i denti, lavorando sulla propria persona, sui propri contenuti, sui video che si creano, c'è una possibilità per tutti. Quindi gambare, che in giapponese vuol dire mettetecela tutta. Esiste la community YouTube? La community di YouTube esiste ed è come una scuola, ovviamente ci sono i gruppettini a seconda del genere che uno fa, però in realtà la community secondo me esiste. Hai conosciuto di persona altri youtuber? Io altri youtuber? Ma non ci penso nemmeno. Come state a incontrarli? Sono diversi rispetto al video? Beh, è una domanda molto generica. Io ho conosciuto tantissimi youtuber dal vivo e ovviamente ognuno è fatto al modo suo. C'è chi è uguale al video, c'è chi è invece diverso dal video e... cioè, è una domanda troppo generica. Comunque incontrarli è stato veramente fantastico e emozionante, imbarazzante. Oh mamma mia, paura che quel drone mi casca in testa. Qual è il tuo primo video su YouTube? Oh mio Dio, questo è imbarazzante. Il mio primo video su YouTube risale al 2006-2007 ed è un video che ho fatto quando ero al liceo ancora. Un San Valentino che ero malata a casa e ho fatto delle foto con un vestito viola e un ranocchio peluche. Facevo dei balletti scemi e nessuno vedrà mai quel video. Scusate, ma le domande le ha scritte Nicolò, ma io non ci capisco niente. Come viri cosa fai? Come spieghi cosa fai a qualcuno che non conosce YouTube? Sto davanti a una telecamera e parlo da sola. Più o meno è questo quello che faccio. Ti ispiri a qualcuno su YouTube? Prendi spunto su YouTube per i tuoi video? Inizialmente sì, mi ispiravo a una youtuber canadese che si chiama Siaela un po', però neanche tanto. Alla fine i miei video sono abbastanza spontanei, così come viene. E per gli spunti, no, in realtà prendo spunto anche molto dai vlog. Che progetti hai su YouTube? Diventare ricchissima! Oh, non è vero, non lo so, andare avanti, far crescere il canale
e trovare sempre più gente che apprezza quello che faccio. Rippili di baci e di coccoline. Sì. Cosa pensi dei mi piace e non mi piace sotto ai video? Che sono necessari? Non mi piace in realtà, cioè, non lo so, li toglierei anche. Però i mi piace sono necessari perché ti danno quella carica, non lo so. Quindi se questo video vi piace, mettete mi piace. Grazie. Come affronti i commenti negativi e le critiche? Così. Come immagini YouTube tra 10 anni? Ci sarà ancora YouTube tra 10 anni? Probabilmente sì, visto che è da 10 anni che c'è. Con un'altra interfaccia inutilizzabile. Come ti immagini tra 10 anni su YouTube? Con più rughe. Sì, magari farò dei tutorial su come essere madre. Non lo so, non ne ho idea veramente, ragazzi. Non si sentirà niente. Comunque, gli ultimi 3 canali scoperti, questo che ho scritto qua, sono... Aiuto! Cioè, Nicola mi sta facendo volare il drone in testa. Comunque, gli ultimi 3 canali scoperti sono Musical Bethan, che ho scoperto all'ItaTube, non la conoscevo. Poi Momopyo, è una ragazza giapponese che fa make-up molto molto carina. E DIY Lover, che fa tutorial DIY, perché mi ha preso il pallino del DIY, non lo so, sarà la primavera, cosa vi devo dire, però sono troppo carini i suoi video. Gli ultimi 3 video visti sono Una notte da leoni di Good People, Good Times di Nicolò, ovvero il nostro raduno a Venezia, è un video delirante. E poi Ferro 3, la forza dei legami di Kido Kuriyama, veramente un video toccante, molto serio, che vi consiglio di andare a vedere per conoscere meglio la nostra cara amica Kido. E If Humans Acted Like Cats di Nerd Movie Production, Andrea Bellucci, che mi ha attirato troppo il titolo, e già io alla prima scena mi sono uccisa dal ridere, perché c'è lui che ovviamente interpreta un gatto e vede il letto, la scatola, e si sbiaccica così sulla scatola, e questa cosa è bellissima. L'ultima domanda, che fa invece molto quiz di Facebook 2009, è: cosa ne pensi di questo tag? Beh, signora, cosa le devo dire? È intelligente, ma non si applica. Ciao.